Attilio Niola, primo al traguardo dopo una bella gara in solitario. No, diciamo che è una bella gara. Io, Yassin e quell'altro ragazzo eravamo in testa. Abbiamo sbagliato gara che siamo ritornati indietro, ci è venuto 400 metri più lunga, però è una bella gara, ci siamo divertiti. È un bel tempo, abbiamo fatto, è una bella giornata, diciamo che ricompensa tutta questa giornata. Salita e il caldo, niente male? No, salita e il caldo qui non mancano, è una bella salita parecchio impegnativa, il percorso è stato bello duro, una bellissima gara, non c'è nulla da dire. Yassin El Khalil, baciato dal sole, bella prova, insomma, peccato all'inizio, che è successo? No, sono contentissimo, bella gara, ho sbagliato all'inizio ma ho cercato di rimediare, ho recuperato al quarto chilometro il secondo e ho cercato di finirla in quel modo, dai, sono contento. Un percorso che somiglia molto ai tuoi posti di allenamento quando li posti su Facebook, eh? Sì, più o meno, ma oggi era piuttosto, diciamo, dai. Era caldo anche? Anche, ma ho sofferto più che mai in salita, perché ho cercato di recuperare all'inizio e dopo ho sofferto un po', ma sono contento uguale, dai, grazie. Luca Burzicche con la casacca dell'Olympic Runner Slam, oggi qui all'Ecocorsa, una bella prestazione in un bellissimo percorso, eh? Percorso molto bello e abbastanza difficile, però perlomeno a me piace molto perché io adoro le salite, quindi è, diciamo, un terreno a me abbastanza congeniale. Una stagione che proseguirà come? Ancora non lo so, non ho programmato niente di preciso perché ho finito la settimana scorsa con i cross e quindi ancora non ho niente in programma. Lorenzo Berni, sesto assoluto quest'oggi, Marathon Club Città di Castello, un rientro con una buona prova, no? Sì, ho fatto un rientro tranquillo, un po' in esplorazione, quindi sono contento. Buone sensazioni, dai, e ora? E ora in crescendo, oggi era al 50%, prossima gara al 60%, poi 70%, 80%, 90%, 100%. E poi c'è l'autovelox, eh? Sì, no, sotto 110 va bene. E allora, l'abbiamo visto bene, in un percorso non facile, sali, scendi, sterrato e quant'altro, Diego Pistoni, è andata bene oggi, no? Sì, sono particolarmente contento, adesso gareggio pochissimo, ma questa è una gara dove non si può mancare, perché il percorso secondo me è uno dei più belli della zona, poi con una giornata così, solo all'aria aperta e su certi posti vale la pena stare. In molti hanno sofferto la salita, eh? Beh, la salita qui è particolarmente impegnativa, veramente, e arrivare fino al cima al quarto chilometro è veramente dura, però il paesaggio è dopo ripaga di tutto lo sforzo fatto per arrivare in cima. Andrea Farinelli, appena terminata una fatica all'interno di una bellezza naturale come il Giro del Lago, bel risultato, dai! Un grandissimo risultato, ma al di là del risultato sportivo, anzi, mi correggo, della fatica, devo aggiungerci la fatica ulteriore dell'organizzazione, è stata veramente dura. Io ho preso il chip, il pettorale, a un minuto prima della corsa, mi sono ricordato che correvo anch'io e sono partito veramente contratto, veramente stordito, ma la salita, il primo tratto è stato veramente duro. Poi stranamente le gambe nel proseguo, nella fase finale specialmente, sono partite da sole, ho fatto un recupero fantastico su Mirko Refi e Daniele Bonacci, girando sotto i 3.20, quindi veramente soddisfatto, un 13° posto quest'anno veramente doppiamente meritato. L'avevo visto qui. Vediamo. Yassin El Khalil all'arrivo. Secondo. Altro arrivi. Grandissimi, persino la forza. E vai! Quarto e quinto, eh? Comunque, come vedete, i primi cinque hanno veramente fatto un vuoto, eh? Grandissimo. Farinelli, grande Farinelli insieme a Mirko Refi che si combattono fino all'ultimo.